Salve a tutti amici dal Fulvo Pelo, buonasera a tutti. Oggi è il 7 dicembre, è lunedì, ormai direi lunedì sera, in realtà lunedì pomeriggio, lunedì sera, siamo a cavallo, sono le 4 e mi sto incamminando impropriamente, mi sto arruotando con la macchina, ok? Verso un centro commerciale dove ci sono un po' di negozi, perché devo farmi un po' un'idea dei regali di Natale. Anzi, no, non mi devo fare un'idea. Cazzo, che traffico! C'è una coda! Miseria, ladra, vacca, puttanaccia, maledetta. Sono incolonnato, allora, non mi sto più arruotando, sono incolonnato. No, che gentili, mi fanno passare. Sono incolonnato e sto tentando di recarmi in questo centro commerciale per farmi un po' un'idea di regali di Natale, in particolar modo per mia moglie e eventuali appunto familiari. Ovviamente non ho già una mezza idea, però non vi dico nulla perché probabilmente ci sarà lì mia moglie che starà guardando il video sperando di percepire qualche cosa e invece ciao. Non sono a lavoro, tra l'altro sto facendo ponte perché è l'unico giorno utile per quanto mi riguarda per cercare regali di Natale. Minchia, sto camion come corre, aspetta che sennò vengo falciato via. Questo proprio dare le precedenze, proprio sto cazzo, non gliene frega niente, tanto sono grosso e semmai ti investo. Ma poi c'è sto tempo di merda, c'è sta nebbia del cazzo. Adesso voi direte, ma cavolo, per forza sei in pianura padana, ovviamente c'è la nebbia, c'è questo luogo comune che in pianura padana ci sia sempre e comunque nebbia. Allora, io magari non escludo sicuramente, anzi, che in alcune zone della pianura padana la nebbia ci sia molto spesso, ma quantomeno dalle mie parti, anche l'inverno scorso, la nebbia la vedi forse, almeno mi pare l'anno scorso, due volte l'avrò vista, non di più, una, due volte, così. Cazzo, in ste settimane qua quasi ogni giorno c'è nebbia e non so cosa cazzo è successo, porca miseria. Forse probabilmente Vicenza si è svegliata e ho detto, sono in pianura padana, aspetta che produco della nebbia. Comunque, cazzate a parte, no, come si fa a dire cazzate a parte? Questa è proprio una puttanata, ho detto una cagata. Perché d'altronde non sarei qui, non sarei in grado neanche di parlare se non dicessi delle cazzate. Sì, è vero, questa è la zona industriale di Vicenza. Hanno rifatto da poco la strada e nonostante tutto ci sono ancora le buche. È incredibile questa cosa. Quindi figuratevi com'era ridotta la strada prima dei lavori, prima che la sistemassero. Cioè, le sospensioni di una macchina qui partivano come ridere. Minchia, stavo per andare in autostrada, attenzione, non mi devo distrarre sparando stronzate a caso, poi tra l'altro così gratuitamente. Ma bravo, guarda come taglia la strada questo, mamma mia che coglionazzo. Va bene, io adoro guidare, mi rilassa moltissimo, come potete vedere, mi rilassa alquanto. Ma io non so voi, ma io appena preso la patente, quindi 18 anni suonati, quindi tipo 4 secoli fa, non lo so, che cazzo, mamma mia, sono più di 10, ma cavolo, saranno 15 anni fa, ragazzi, 15 anni fa, ma cazzo, dire 15 anni fa, ti senti mio nonno, ti senti un nonno, cazzo, veramente 15 anni fa, puttana miseria. Vabbè, a parte questo, io appena presa la patente ho cominciato subito anche con l'andare in autostrada, con l'andare anche a fare viaggi abbastanza lunghi, perché sono andato l'estate stessa, mi sembra, che ho preso la patente, fino in Val d'Aosta, da Vicenza a Val d'Aosta, cavolo, sono 4 ore di autostrada, hai capito, da solo. E quelli erano gran bei tempi, perché al di là del fatto che comunque, vabbè, ho sempre guidato molto bene, perché comunque non sono mai stato uno spericolato, sempre molto ligio, non si beveva assolutamente quando ci si doveva mettere alla guida, anzi tutt'altro, e ho imparato quindi di conseguenza abbastanza in fretta anche andare in autostrada, e con le compilation, la musica, cioè io mi rilassavo da morire, cioè per me era la gioia infinita, perché
nella vita di tutti i giorni non è che avessi questo gran tempo di ascoltare la mia musica, a parte per l'appunto quando facevo i viaggi, i tragitti, potesse essere in treno, in viaggio, eccetera. Allora piazzavo su la mia musica in macchina e bah, tutto volume. Sì, forse anche quello non è proprio regolare, tenere il volume così elevato in macchina, però vaffanculo, chi cazzo se ne frega. Mi facevo queste 4 ore di viaggio, ma comunque ogni volta che ero in macchina, musica a palla. Quando invece adesso, sì, per me è comunque importante, però molto meno rilassante, cioè anzi è diventato quasi un mamma, mi tocca guidare. Una volta mi piaceva veramente tantissimo, adesso non lo so, boh, non so cosa sia successo, cos'è cambiato, non che non mi piaccia, però insomma molto molto meno. Non so come siamo finiti ad arrivare a parlare di questa cosa, ma sto dicendo, diciamo, non ho filtro in questo momento, quindi sto bla bla bla, quello che mi sta passando per la mente mi sta venendo fuori così. Ma guarda questo coglione come cazzo esce fuori, cioè oh, scemo pagliaccio, faccia di merda. Comunque, stavo dicendo, e niente, vabbè, quindi io sarei dovuto entrare e perdermi in questo centro commerciale, perdermi, è piccino, non è chissà che cosa, però a vedere di trovare qualche cosa, perché seri dubbi su cosa acquistare per tutti in realtà, mio padre in particolar modo, perché che cazzo di regalo fai mai a un maschio? A una donna, voglio dire, c'hai tante possibilità, ci sono un sacco di cose. L'uomo, allora, o è un pirla come me, un nerd come me e come molti magari che mi stanno seguendo, che quindi, capito, gli regali il giochino per il computer, gli regali una stronzatina tecnologica anche così, d'accordo, e fai una persona felice come un bambino a Natale per l'appunto, no? Ma mio padre, che è un nemico della tecnologia in una maniera incredibile, no, un nemico, in realtà lo affascina molto, è che poi lui ci prova ma non ci riesce, ogni 3x2 lì a suonarmi il campanello, a telefonarmi col cellulare e dire oh cazzo Dio, ho fatto un bordello qua con il computer, come faccio? Io quindi mi sono dovuto trasformare un pochino in un tecnico. Ok, siamo arrivati al centro commerciale Palladio, vedo una fila dietro la mia macchina che sta girando anche lei. Questo non è un buon segno, probabilmente ci sarà tanta gente. Io spero di trovare qualche cosa, vi prego, perché veramente è proprio la fantasia di trovare regali per le persone, cioè è un impegno incredibile, io detesto fare i regali di Natale, ma il regalo in sé no, perché capito, tante volte ti viene, quando ti viene l'ispirazione fai il regalo, ma a Natale cioè non gliene frega un cazzo a nessuno se hai l'ispirazione o meno, devi fare il regalo, lo devi fare. Bene, allora siamo arrivati al parcheggio, adesso trovare posto sarà un'altra cosa molto divertente. Siete pronti, vero, per un altro quarto d'ora in mia compagnia mentre sto girando per questo parcheggio? Cioè guarda quante persone tristi che stanno vagando con la macchina. No, vaffanculo, questo coglione ha trovato posto subito. Ti odio, bastardo. Vabbè, poi fanno dei dossi, cazzo, che bisogna fare un'arrampicata, puttana miseria, per te devi fare una cordata. Guarda, c'è la coda addirittura qua nel parcheggio, è incredibile. Gente che sta aspettando il proprio posto. Vabbè. Mi era parso però di vedere qualcuno che se ne andava via, quindi devi seguire le persone, devi seguire, in questo caso devi seguire le persone che se ne stanno andando via tipo con un carrello, con un qualche cosa del genere. Sperando, mi scusi, lei sta andando via, sì, ma con molta calma però, eh. Ma perché siete tutti qua? Maledizione al Natale, ma...
era tutto più facile quando ero bambino, no? Niente, adesso potrebbe essere una bella idea, per esempio, cantare insieme una canzone natalizia magari, per farci entrare nello spirito natalizio, che è questa cosa bellissima dove si vaga con le macchine in cerca di posti per un fottuto cazzo di regalo che devi fare a qualcuno e poi dicono ma basta il pensiero e poi magari, capito, quella cosa che hai regalato fa cacare. Ho trovato il posto! Fermo! Fermo! Posto mio, fermo lì. Mamma mia, che lusso! Via, via, vicinissimo alle porte anche. Mamma mia, dai, ci è andata di lusso, ragazzi. Molto bene. Allora andiamo a trovare questo regalo e poi vediamo che succede. Perfetto, ragazzi. Missione compiuta. Intanto si sta facendo anche buio, come potete vedere. Missione compiuta. Ho trovato due regali su tre, fondamentalmente. Perché ho trovato i regali per mio padre e per mia moglie, manca mia madre adesso, ma ho già una mezza idea di quello che potrebbe essere per mia madre. Per mio padre, che tanto sono sicuro che il video non lo vede, d'accordo, vi allego una fotografia qui nel video dove vi faccio vedere che cosa gli ho comprato, perché ho trovato questa bancarella deliziosa veramente all'interno del centro commerciale, dove c'era questo artigiano che ha fatto tutti questi orologi, ma così in generale c'erano comunque anche una sorta di quadro con l'orologio, ma veramente particolari, veramente belli. E quello che ho fotografato è proprio quello che ho preso ad un prezzo tutto sommato veramente molto onesto, nonostante il lavoro che c'è dietro probabilmente. Se sta macchina poi non si leva dai coglioni, io credo che sbrocco malissimo. Quindi allora, ragazzi, io vorrei anche chiedervi come festeggerete il vostro Natale, quali sono le vostre esperienze con i regali di Natale. Nonostante voi adesso probabilmente mi vediate, non mi vediate, perché è decisamente buio adesso, dovrei accendere una luce e puntarmela in faccia. Eccoci qua. E quindi, se avete un pochino di tempo e vi va di condividere un pochino le vostre esperienze natalizie con regali, corsa ai regali, eventuali figure di merda, eventuali feste che non sono andate come dovevano, perché normalmente il Natale, insomma, dovrebbe essere un periodo felice per tutta la famiglia, dove ci si ritrova eccetera eccetera, però non per tutti è così. Magari vi è successo un qualche aneddoto carino, divertente, che volete condividere. Ci ho impiegato tantissimo questo giro a ritornarmene a casa. Noi ci vediamo a un prossimo vlog. State in campana, alla prossima.